Volete imparare a preparare il sapone a base di aloe vera privo di soda caustica? Vi diciamo come farlo a casa in pochi passaggi con pochi ingredienti. Prendete nota. Per preparare il sapone a base di aloe vera, non è necessario utilizzare la soda caustica. Sebbene questo componente sia stato impiegato per molto tempo nella preparazione di questo genere di prodotti. Oggi esistono diverse alternative che ci consentono di rinunciare a esso. Di fatto, esistono formule più leggere capaci di offrire numerosi benefici. La soda caustica può dar luogo a reazioni avverse sulla pelle, specialmente in chi presenta una certa sensibilità. È un ingrediente altamente corrosivo, associato a problemi come dermatite, secchezza cutanea e forfora. Per tale ragione, molte aziende hanno smesso di utilizzarlo. Nelle prossime righe vi spieghiamo come preparare in casa il sapone a base di aloe vera senza soda caustica in pochi semplici passaggi. Perché è meglio evitare i saponi con la soda caustica? Molti dei saponi convenzionali venduti nei supermercati contengono la soda caustica tra i loro componenti. Sebbene non provochino effetti collaterali in tutti i tipi di pelle, alcune persone presentano reazioni avverse dopo averli utilizzati. Per quale motivo? La soda caustica, chiamata anche idrossido di sodio, è un componente aggressivo che può causare irritazione quando entra in contatto con la pelle. È presente nei saponi e in molti altri prodotti di bellezza, anche se a concentrazioni relativamente basse. Tuttavia, enti come il Ministero della Salute, consigliano ai consumatori di evitare il contatto di questo componente con la pelle e con gli occhi. Inoltre, i centri statunitensi Centers for Disease Control and Prevention, CDC, segnalano che il contatto cutaneo con idrossido di sodio può causare gravi ustioni con ulcerazioni profonde. Il dolore e l'irritazione diventano evidenti in 3 minuti, ma il contatto con soluzioni diluite potrebbe non provocare sintomi per diverse ore. Soluzioni deboli con una concentrazione pari allo 0,12% distruggono le cellule sane della pelle in un'ora. Per non creare inutili allarmismi, è tuttavia importante chiarire che, nel caso di saponi e cosmetici, i produttori usano spesso quantità sicure di soda caustica in combinazione a grassi oppure oli extra che impediscono alla pelle di bruciarsi in modo accidentale. Finché il processo di fabbricazione del sapone avviene in modo corretto, l'idrossido di sodio non rappresenta un pericolo. Nonostante ciò, l'uso costante può produrre lievi problemi di secchezza o di irritazione, in tal caso, è meglio evitare e cercare altre alternative. Preparare il sapone a base di aloe vera senza soda caustica. Volete essere sicuri di usare un sapone senza soda caustica? Imparate a preparare da voi il sapone a base di aloe vera, con soli ingredienti naturali. Sebbene esistano prodotti commerciali di questo tipo, produrre il sapone a mano comporta interessanti vantaggi che vale la pena di sfruttare. Essendo prodotto con l'aloe vera, questo sapone nutre la pelle e aiuta a prevenire episodi di sensibilità come prurito e irritazione. La sua formula è leggera e può essere applicata anche sulle pelli più sensibili. Inoltre, contiene altri ingredienti che nutrono, idratano e ammorbidiscono la cute. Ingredienti: 2 pastiglie di sapone alla glicerina, 250 g. 1 tazza di gel di aloe vera, 200 g. 4 cucchiai di miele, 60 g. 5 cucchiai di olio d'oliva, 100 ml. Scorza di limone o gocce di olio essenziale. Istruzioni per la preparazione del sapone a base di aloe vera. Procuratevi un contenitore per microonde resistente al calore. Quindi, mettetevi le pastiglie di sapone alla glicerina e fatele sciogliere. Potrebbero essere necessari 4 minuti circa. Quando il sapone sarà sciolto, aggiungete i cucchiai di miele, la scorza di limone o le gocce di olio essenziale e la polpa di aloe vera.
A parte, scaldate l'olio d'oliva fino a quando diventa ben caldo. Evitate, però, che si surriscaldi altrimenti perderà le sue proprietà. Fatto questo, mescolate tutti gli ingredienti con l'aiuto di un frullatore a immersione, a bassa potenza. Dovreste ottenere una miscela brillante, dall'aroma gradevole. Una volta ottenuta, versate il contenuto in diversi stampi per sapone o in un contenitore di plastica pulito. Infine, mettete il sapone in frigorifero per un giorno, fino a quando non si solidifica per bene. Se avete usato uno stampo di grandi dimensioni, tagliate il sapone in diverse parti per facilitarne l'uso. Vi è venuta voglia di preparare questo meraviglioso sapone naturale? Come potete vedere, è molto semplice e non richiede troppo tempo. Alla fine, avrete il prodotto perfetto per prendervi cura della vostra pelle. Inoltre, sarete sicuri che non contiene soda caustica. Provatelo.